In questa puntata di Borghi Diversi vi portiamo in Toscana, nel bellissimo Casentino e precisamente nel paese di Serravalle, a visitare il castello di Serravalle. In realtà il castello non c'è più, c'è rimasta la torre, ma è fighissima. Dalla città di Arezzo, attraversato il paese di Bibbiena, mettete il navigatore e Serravalle la trovate. Per realizzare le riprese di Borghi Diversi serve una grossa attrezzatura, meno male che io ho sempre con me ad aiutarmi il mio amico Giuliano. Cioè, fammi capire, io porto tutta questa roba e te porti quella camerina di merda. Intorno al paese di Serravalle ci sono dei boschi bellissimi e io, per pianificare meglio la mia visita, ho chiesto consiglio a Lorenzo, un noto escursionista. Partendo da Serravalle, poco sopra c'è il vecchio paesino di Tramignone e da lì in 4 ore e mezzo sole... Sì, 4 ore, ma questo è... Ho chiesto consiglio allora di Eleonora, di Casentino by Selfie. Alan, se vai a Serravalle devi assolutamente visitare la chiesa di San Niccolò. Ah, ma questo è Ignoriamo Lorenzo ed Eleonora e continuiamo verso la nostra torre di Serravalle. Arrivati nel paesino, seguendo le indicazioni per il centro, anche se poco conosciuta, la torre la troverete facilmente. Noi di Borghi Diversi vi consigliamo però prima di andare a visitare il fantastico mondo di Paride. Paride è una persona che da sola è riuscita a ripulire un enorme terreno nel bosco, ad organizzare un vero e proprio paradiso fatto di orti biologici, oche, galline strane, animali di ogni tipo e pesci brutti. Pesci parecchio brutti. Paride ci ha accolto con grande ospitalità nel suo mondo, come accoglie sempre tutti quelli che vanno a trovarlo. Io, mentre ammiravo la sua tenuta, ho avuto la fortuna di incontrare un'associazione di animalisti che quel giorno era in visita. Oh, Riccardino, guarda che bello, una fattoria didattica. Bello, bello, tutti didattica. Animali. Che mangiano, che mangiate, occhine, mangiate. Bravo, sì, infatti, parlo con voi, parlo. Bravo, fatto bene. Beh, mangiate che diventate belle, belle... Resistenti a... Al forno. No, al forno, alla vita. Alla vita, e poi moriranno e no. Saranno dentro di noi. Nel cuore? Ma no, anche nello stomaco. No. Nel terreno di Paride ci sono anche tanti orti bellissimi e io ho avuto modo di parlare con un contadino del luogo. Siamo qui e questo gentile signore ci fa vedere anche il suo piccolo orto amatoriale. Ascolta, amatoriale par de capito? Amatoriale, venite a zappare amatorialmente, befele, questo è stupido, no, davvero. Scusi, ma... io volevo dire che è un piccolo orto amatoriale, cioè a chilometro zero, ecco, a chilometro zero. Ma che a chilometro zero, che siamo a Serravalle e io abito a Bibbiena. Sono 13 chilometri, capito? Zero. Ma vale comunque chilometro zero. Non vale chilometro zero, vale chilometro 26, perché andate e ritorno dalla mattina alla sera. Ma se proprio questo è stupido, sì. Ma che se c'avevo la roncola ti davo una ventola. Scusi, io volevo solo dire che è una piccola produzione biologica. Bio che? Biologica, nel senso che lei non gli dà niente. Allora, a parte gli do niente, l'orto vuol l'uomo morto, capito? Gli do le zappate, le vangate, gli do... La sera torno a casa, c'ho il conscio anche dietro le orecchie, capito? Sì. Lo sai te cos'è il conscio? No. È me, capito? Ho capito. Comunque, semmai c'ho un'agricoltura biologica, perché ogni tanto mi scappa, agosto, quando sto qui sotto... Ringraziamo, bellissimo, complimenti per l'orto. Oh, capiti che c'ho da far raccolto. Ma quello che mi ha colpito veramente è l'amore di Paride per la natura e per tutti gli animali, e questo non lo dimenticherò mai e lo porterò nel mio cuore per sempre. È bello i conigli, eh? Bello, beh, poi un posto così fantastico, per loro comodo. Sta meglio un olivo, almeno si abituavano quando poi li cuoci col pomodoro, non so se li fai quello. Perfetto, quello così. Infatti. Ah, gli animali e l'amore per gli animali. Sempre. Sempre. Ma continuiamo la nostra visita nel paese e dopo una breve passeggiata nei boschi di Serravalle, dove ho incontrato tantissimi escursionisti... Oh, anche lei è un escursionista? No, io sono venuto qua su a funghi, ma non ho trovato una sega. Dopo una passeggiata, finalmente ci dirigiamo nel centro storico, verso la bellissima e poco conosciuta Torre di Serravalle. Poco prima della torre c'è una chiesa in stile romanico, ma appunto in stile perché in realtà è degli anni 20, è finta, però è bella. Circa 200 metri dopo la chiesa inizia una discesa che vi porterà finalmente davanti alla fantastica torre, un vero e proprio gioiello, visitabile gratuitamente e con un panorama mozzafiato.
Questa era la Torre di Serravalle e non potete non visitarla. Con questo da Borghi Diversi è tutto e... In realtà la puntata doveva finire con una ripresa molto particolare che doveva fare il mio amico Giuliano, ma abbiamo avuto dei problemi tecnici. Io ti aiuto, Va bene, ma come vuoi che ti aiuto? Cioè, non vedi che è alto? Non vedi? Non ce la faccio! In realtà la Torre di Serravalle faceva parte di un antico castello situato sulla vetta di un grande sperone roccioso. Il punto strategico permetteva di controllare sia la strada dei Mandrioli, che quindi metteva in collegamento il Casentino con la Romagna, sia il fondovalle, in particolar modo quello dove scorre il torrente Archiano. Il castello fu voluto nel 1188 di comune accordo tra il vescovo di Arezzo Amedeo, l'abate Guglielmo di Prataglia e il signorotto locale Giuseppe di Marciano. Nel 1305 un altro vescovo di Arezzo, Ildebrandino dei Conti Guidi, rafforza il castello aggiungendo un cassero e una poderosa torre di guardia. Nel 1404 poi Serravalle entra a far parte dei domini della Repubblica Fiorentina, piano piano il fortilizio perde la sua funzione militare e intorno, nella zona del castello, inizia a crescere il borgo che ammiriamo ancora oggi. Mentre la torre, ormai da tempo sbassata di molti metri, trasuda tuttavia dalle sue pietre echi della sua antica imponenza.